Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. In questo video parliamo di un evento che ha scosso il mondo del gossip, in particolare dei fan degli Oriele, la reunion di ex concorrenti del Grande Fratello VIP a Roma. In particolare, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Edoardo Donamaria si sono riuniti per una serata di cibo, canti e divertimento in un noto locale della capitale. Ma c'è un dettaglio che non è passato inosservato: l'assenza di Daniele Dal Moro. Il 27 novembre Dal Moro ha annunciato la sua ennesima rottura con la modella di origine venezuelana, lasciando molti fan con il cuore spezzato. La scelta di Oriana di trascorrere la serata con Micol e Tavassi ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori della coppia. Alcuni fan degli Oriele hanno definito l'incontro indelicato e poco rispettoso, considerando i precedenti litigi tra Dal Moro e Incorvaia. Ricordiamo che i rapporti tra Dal Moro e Tavassi si erano incrinati durante la settima edizione del Grande Fratello VIP, complicando ulteriormente la situazione. Tuttavia, è ora che i sostenitori della coppia si rendano conto che la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta al capolinea, anche se recentemente una voce dice il contrario. Quindi non c'è motivo per cui Oriana non possa riallacciare i rapporti con alcuni degli ex coinquilini, anche se questi ultimi hanno interrotto i legami con Dal Moro. Una cosa è certa, considerando come abbiamo imparato a conoscere Daniele in questo anno e mezzo, la sua reazione alla reunion potrebbe non essere delle più positive. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e le polemiche legate a questa reunion che ha fatto parlare molto nel mondo dei VIP. Iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like al video. Grazie e a presto!